un po' particolare, tra altre cose, il cardinale Fabrizio Ruffo, appartenente ad una nobile famiglia calabrese. Tra altre cose, era cardinale senza essere prete, quindi lui non era stato ordinato prete, perché allora si poteva fare una cosa del genere. Era un Ma cardinale, no, ma non c'era. Era diacono, ma ancora oggi non si c'era, può. Non anche c'era oggi l'obbligo di essere sacerdote. Non è usuale, ma si può credo fare. Che non sia cambiato gli altri. No, no, no. Era un diacono. Quindi, non è usuale, ma si può fare anche oggi. Lui aveva dato molta buona prova di sé, Fabrizio Ruffo, a Roma a servizio dei pontefici. Era stato amministratore, era stato grassiere e aveva dato veramente buona prova di sé, soprattutto dal punto di vista dell'economia, della gestione dell'approvvigionamento della capitale di Roma, che non è mai una cosa molto semplice. Si era distinto per varie iniziative, per la cultura intensiva dell'olivo, per la vite, e soprattutto nessuno dice che il cardinale Fabrizio Ruffo è stato il primo in senso assoluto ad iniziare la bonifica delle paludi pontine. Poi sapete benissimo poi chi l'ha finita, no? È stato il fascismo che si è interessato ai Mussolini di bonificare definitivamente la paludi pontina, però il primo che ha iniziato questa opera è stata Fabrizio Ruffo. Ma torniamo in Sicilia. E allora Fabrizio Ruffo si rende protagonista di una proposta, come dire, fantascientifica quasi. Dice alla corte borbonica, soprattutto al re e alla regina, ma anche all'ammiraglio Nelson o anche agli ambasciatori inglesi: ma perché noi dobbiamo predisporre la difesa dell'isola? Attacchiamo di noi, andiamo noi nel continente e portiamo la guerra a Darwin. Inizialmente è stato guardato con un po' di scetticismo, perché la prima domanda che gli si fa è questa: dice, ma sì, io voglio anche capire il tuo piano, ma con pochi soldati noi non abbiamo più l'esercito. E lì il cardinale Ruffo stupisce tutti dicendo: non vi preoccupate, perché inizierò io a costituire il nucleo di questa armata, di questo esercito, iniziando dai miei fedeli calabresi. Abbiamo già detto, lui era appartenente a una delle famiglie più in vista della Calabria, dove il fratello era un grosso possidente del rivere, quindi lui aveva contezza di poter iniziare questa sua spedizione mille ad litteram, diciamo così, proprio partendo dalla Calabria. Effettivamente, dopo qualche tentennamento, gli si dà il via libera. Lui da Palermo si trasferisce a Messina e quindi si appresta a attraversare lo stretto, e qui incontra questo signore che era un medico, che era un medico di Augusta, che è Domenico Pedromasi. Domenico Pedromasi, che si trovava a Messina per affari suoi e di tutt'altro genere, viene così conquistato dall'idea di candidato del cardinale Ruffo che si mette al suo servizio e poi diventerà, come ha detto Maurizio prima, preziosissimo, perché sarà commissario straordinario che si interessa del pettovagliamento e degli spostamenti dell'esercito, adempirà in maniera perfetta al suo compito e soprattutto sarà quello che giorno per giorno adotterà tutte le tappe della famosa spedizione del cardinale Ruffo, anche dopo che è arrivato a Napoli, quindi susseguirà anche dopo l'impresa di riconquista del re. E qui si differenzia un po' dal Sacchinelli, dal Cimbalo e da tutti gli altri, qui si parlava prima, che si fermano proprio alla riconquista di Napoli. Dopo qualche tempo che è impiegato per la preparazione, il cardinale Ruffo, alla metà di febbraio, dopo aver messo in piedi un 20-25 mila uomini, e che erano ex soldati, braccianti, agricoltori, suoi dipendenti delle terre del fratello, quindi ex soldati sbandati che si erano ritrovati, riesce a mettere insieme volontari, truppe a massa, cioè raccolte strada facendo, riesce a mettere insieme questo nucleo abbastanza consistente di 20-25 mila soldati. Uomo, io perlomeno, che sono soldati di parola grossa, riesce quindi a mettere in piedi questo contingente ed a partire alla riconquista del regno. Ma la sua intuizione geniale, il suo motivo, che è stato, come dire, la carta vincente, è stata quando lui ha deciso di chiamare il suo esercito Armata Reale e Cristiana. E perché? Reale perché si rifaceva alla legittima monarchia borbonica, quindi a Ferdinando IV in Borbone; cristiana perché di fronte ai valori dell'ateismo, di fronte alla,
all'anticlericalismo dei francesi si doveva contrapporre per forza i simboli religiosi. Ha fatto un po' quello che fece Costantino quando a Ponte Milvio, parecchi anni prima, parecchi secoli prima, vinse le truppe pagane di Massenzio, perché aveva in sogno, gli era comparsa questa croce sorretta da Dinox Signo Vinces. Insomma, ecco, il cardinale Ruffo fa la stessa cosa. Abbiamo sentito precedentemente Raimondo, il suo monologo, il primo, che ho veramente molto apprezzato, più del solito, onestamente, perché forse sono stato un po' più attento a capire le parole. Che volevano i francesi con l'albero della libertà? E cosa volevano fare? Volevano sostituire il Dio, quindi il valore religioso, dice Raimondo, con l'albero, col paradiso. L'albero della libertà, che andavano, li chiamano lo struttore, chiamavano, ci si sposava, ci si univa in matrimonio, si faceva l'amore, si ubriacava, si cantava le canzoni, si ballava la marcigliese, e di tutto di più. Ruffo capisce che questa non era la situazione adatta per la popolazione del regno, e quindi contrappone al valore dell'ateismo, per così dire, l'albero della libertà, la croce, e si rivela partita lì. Ancora oggi, provate voi un po' a toccare, quando nel 1860, faccio una breve digressione, ci sono delle leggi varate dai piemontesi in cui proibiscono le processioni a Napoli, oppure proibiscono di mettere fuori alle case le nicchiette con l'immagine della Madonna. C'è la rivoluzione, sono costretti a fare marcipiedi, perché hanno capito che andare a toccare i valori religiosi alla popolazione meridionale non è proprio il caso. Ruffo capisce la stessa cosa, cerca di dare la sua indicazione di fronte agli atei. Noi dobbiamo far prevalere le ragioni e i valori del cattolicesimo, della cristianità, e da partire da lì. Riesce a sconfiggere a più riprese i giacobini e soprattutto i collaborazionisti napoletani che erano scesi giù per cercare di impedirgli il cammino, però fatto sta che gli unici problemi di una certa importanza che lui affronta sono proprio quelli di natura logistica, perché come sappiamo non era proprio un esercito sì che si infligge, ma era una serie di bande, diciamo, anche piene di volontari che non avevano proprio quella disciplina militare, quindi qui rifulge in maniera notevole l'opera del Pietro Magno, che riesce a risolvere anche questi problemi di non facile natura. Il 13 di giugno del 1799 il cardinale Ruffo e la sua armata si ferma proprio alle porte di Napoli, e qui c'è l'unica battaglia veramente seria. C'erano stati gli scontri anche ad Andria, e quindi, però diciamo, una battaglia feroce si combatte al Ponte della Maddalena, dove non tanto i giacobini, che ormai avevano preso quasi il largo, ma soprattutto dove i napoletani, patrioti, come diceva Claudio prima, patrioti napoletani, si erano radunati per fare l'ultima resistenza, per opporre l'ultima resistenza. Qui poi il generale Wirz, che passa, che era passato l'esercito borbonico ai repubblicani, però dopo questa battaglia i repubblicani vengono sconfitti, il cardinale Ruffo può entrare a Napoli, e quindi di fatto con la caduta di Napoli si viene sancita anche la riconquista della Repubblica.